quindi? Infatti questa è più dietro, eh? Anche se siamo venuti nella squadra, intatti la squadra. Sì, gentilmente, accolta e accompagnerà in un ideale percorso il Cristo suo figlio con il quale lei ha condiviso la passione. E non dimentichiamo in questo momento che, facendo riferimento ai racconti della passione del Vangelo di Giovanni, Maria ci è stata donata come madre da Cristo Gesù. A lei siamo stati affidati come Chiesa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tredicesima stazione. Con Maria in attesa dello Spirito Santo. Il Signore è veramente risorto, alleluia! Sì, ne siamo certi, risorto, alleluia! Dagli Atti degli Apostoli. Gli Apostoli, entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Preghiamo insieme e diciamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Perché attende tempi migliori, perché non resti sfiduciato, preghiamo. Resta con noi, Signore. Perché attende il dono della pace, perché trovi governanti pronti a rinunciare al proprio tornaconto, preghiamo. Resta con noi, Signore. Per coloro che sono in attesa del bene e della vita, perché siano fiduciosi e pronti ad accogliere la volontà di Dio, preghiamo. Resta con noi, Signore. Procediamo cantando insieme. Dal crocifisso risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza, nella sua luce noi cammineremo, e saremo tentati dal suo amore. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi.